Obiettivo sostenere le famiglie in situazione di grave disagio economico. È il piano per il contrasto alla povertà presentato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dall'assessore alle politiche sociali Serena Spinelli. Il piano, che ha all'origine dal Fondo Nazionale Povertà predisposto dal Governo, prevede un pacchetto di interventi da oltre 71 milioni di euro distribuiti in tre anni, 2021-2023, e finalizzati a ridurre le cause dell'impoverimento e a sostenere le persone nel percorso di uscita dalle condizioni di marginalità ed esclusione sociale. 71 milioni in tre anni per il contrasto alla povertà, e quindi attraverso una capillare distribuzione che avverrà nell'ambito delle zone distretto, le 28 zone distretto della Toscana, sui 273 comuni, alcune seguite attraverso la società della salute, altre invece direttamente dai comuni, noi avremo la possibilità di offrire quel sostegno a coloro che poveri ormai identificano la categoria della povertà non solo con la mancanza del lavoro, ma anche in condizioni che, stante i salari così bassi, spesso non consentono a una famiglia di arrivare alla fine del mese, proprio perché sappiamo quanto poi sta lievitando il concetto dell'aumento dei prezzi, dell'inflazione. E quindi il concetto di povertà purtroppo diventa sempre più largo, diffuso. Abbiamo messo in concertazione il piano, perché prima di portarlo in approvazione il piano è passato dalla concertazione, e abbiamo quindi messo in campo una rete regionale e poi naturalmente le azioni a livello degli ambiti territoriali, perché l'obiettivo è quello di riuscire a dotare i territori di una capacità di presa in carico delle persone che metta insieme più competenze.